You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the con Legea, l'abbigliamento sportivo delle Miss Action Academy di Nando Moscariello. Cuponinvetrina.it, fa la differenza. Chicca, l'orologio delle Miss. Olli SP, grafica, stampa, allestimenti. Aghemare, i costumi delle Miss. GT Channel 650 del digitale terrestre. Modarea, gli hairstylist delle Miss. Robin, il make up per l'eccellenza. Viva la Vita, associazione per la lotta alla SLA. Teodolinda Quintieri, la stilista dell'abito gioiello e della corona delle Miss.
Benvenuti, buonasera a tutti e grazie, benvenuti a Miss Europe Continental 2015. Uno scenario da sogno, faccio televisione da quasi 40 anni, non mi era mai capitato un sipario così umano, di carne e ossa, e che carne e che ossa. Grazie e complimenti, stasera cambierò di nuovo gusti, perché se continuiamo così io non penso di poter reggere. I miei ormoni, come dire, sono elastici, molto elastici. Ragazze, grazie, in bocca al lupo. Sapete che questo è un modo che è stato inventato per ricordarci che l'Europa è uno scambio a tutti i livelli di cose belle, di cose importanti e di soluzione di problemi brutti. E io mi sono occupato molto di scambi fra giovani a livello istituzionale scolastico, quindi universitario, liceo, il progetto Erasmus. Probabilmente ci sono delle ragazze e dei ragazzi qui che l'hanno fatto o lo faranno, ma questo è un progetto Erasmus della bellezza. Queste ragazze sono state selezionate in una serie di incontri e di concorsi in tutti i paesi del continente europeo e sono veramente il meglio del meglio del meglio del meglio. Non bastando il meglio in carne e ossa, ed è uno dei motivi per cui ho accettato con entusiasmo, c'è il meglio alle nostre spalle, la bellezza greco-romana che Pestum custodisce per il mondo, i nostri bellissimi templi che c'è gente che viene a vedere dall'Australia o dalla Cina. Quindi abbiamo la bellezza artistica, archeologica, storica, fisica e che poi è la bellezza del futuro. Tutto questo non poteva che avere una bellezza italiana che il mondo ci invidia, che non sono soltanto i templi. Questo è un monumento di pietre, un monumento di ingegno artistico e architettonico, ma noi abbiamo un monumento della bellezza italiana che si chiama Valeria Marini. Valeria Marini è quanto di meglio queste ragazze possono sperare di avere come madrina, come consigliera, come amica, come donna che è capace di raccontare tutto quello che bisogna fare per avere successo nel modo giusto. Ma grazie della buonasera a tutti. Per me è un onore, sono veramente felice di essere qua, ho visto le Miss, sono bellissime, grazie delle belle parole che hai detto, cioè mi hai paragonato a questo monumento bellissimo, ai templi di Pestum, per cui grazie. Quello sì, è vero. Bene, grazie davvero. Se siamo sopravvissuti all'Isola dei Famosi, ormai nulla ci potrà mai più dividere. Ti accompagno perché sei la presidente o presidentessa della giuria, perché soltanto una donna può capire fino in fondo la bellezza femminile. Grazie. Abbiamo degli uomini che invece ti faranno, come dire, da consulenti. Attenzione, date posto a Valeria, poi vengo a presentare chi sono. Grazie Valeria. Hai un microfono lì. Oh, chiaramente abbiamo una Miss che decade quest'anno, a me non piace usare queste che decadere è una parola brutta, è stata Miss per un anno, ha avuto i suoi contratti, ha avuto le sue soddisfazioni, ha avuto i suoi successi di spettacolo e anche per quanto riguarda psicologicamente essere Miss Europe Continental è una roba che fa bene a se stessi, fa bene ai familiari, agli amici, agli amanti, insomma è una bella soddisfazione, se no loro non ci avrebbero provato e non ci starebbero provando. Ancora in bocca al lupo a tutti voi e intanto vi presento per gli ultimi minuti Miss Europe Continental 2014, prego, Nicole Di Mario. Abbiamo avuto una soddisfazione grazie a Nicole. L'anno scorso il Miss Europe Continental è stata, nonostante la agguerrita concorrenza di inglesi, spagnole, tedesche, francesi, kosovare, albanesi, ungheresi, svedesi, e potrei fare un elenco infinito, siamo 29 stati, è una italiana romana de Roma, quindi evviva, evviva, non abbiamo solo monumenti come il Tempio o monumenti come Valeria, abbiamo anche nuove leve che riescono a battere una agguerritissima concorrenza.
goditi questa splendida corona ancora per qualche minuto, perché poi dovrai passarla a una di loro. Ciao, grazie, arrivederci. Ancora un applauso. Mentre io mi avvio a farvi conoscere chi ha voluto fare questo incontro di bellezze diverse, il patron della manifestazione, Alberto Cerqua. Benvenuto. Caro Alberto, lei mi ha regalato la scenografia più bella della mia carriera e il sipario più bello della mia carriera. Già questo, come dire, basta per essere contento di questa serata. Perché vuole fare i concorsi di bellezza dove di solito gli altri li fanno invece nei teatri, negli alberghi, negli studi televisivi? Innanzitutto buonasera a tutti per essere qui ed inaugurare la finale europea di Miss Europe Continental. Io quest'anno abbiamo scelto un'altra location che valorizza le ragazze attraverso la storia, attraverso la cultura. Infatti le nostre ragazze per questi 5 giorni non sono solo state a sfilare, a calcare la passerella, ma hanno visto i documentari della macchina del tempo sui tempi di Pestum più volte. Certo, hanno anche visitato la bellissima Pestum, quindi ringrazio le istituzioni che sono state grandi con noi, si sono messi a disposizione. Ringrazio il sindaco di Pestum, la Regione Campania, ma soprattutto i nostri agenti che sono la macchina organizzativa di questo concorso. Dove stanno gli agenti? Gli agenti stanno qui là in prima fila. Io direi di riprenderli pure con la televisione. Se ci danno la luce li possiamo anche vedere. Venga, 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 patron. Eccoli qua, alzatevi in piedi. Alzatevi in piedi, lei che li conosce ci dice più o meno da dove vengono e dove hanno svolto il loro lavoro. Adesso tutti non li vedo. Ci sta la Liguria, ci sta l'Albania, stanno un po' tutti mischiati. La Sicilia, la Calabria, il Veneto, le Marche, la Sardegna, il Piemonte, la Campania. Siete scelti chi fa lavoro praticamente, cioè voi passate la vita a cercare belle ragazze. Questa è l'Italia. Poi abbiamo la Francia, l'Albania, la Macedonia, il Kosovo, diciamo, dimentico qualcuno, il Belgio. L'Ungheria, ce ne si stanno davvero tutti, quindi li ringrazio. Un grande applauso e scusate anche un po' di invidia, perché il loro mestiere è di andare in giro a selezionare centinaia e centinaia di bellissime ragazze per poi scremarle fin qui. Adesso poi toccherà loro, giusto? Sì, adesso toccherà tutto alla giuria. Ringrazio Valeria Marini e anche te che ci avete dato veramente un valore aggiunto al nostro concorso e spero di riconfermarvi per l'anno prossimo, sempre se voi accettate di essere con noi e di essere col nostro concorso. Se c'è Valeria, c'è un altro sfondo come questo, io ho già accettato. Grazie, grazie, grazie a tutti. Alberto Cerqua, grazie, poi lo rivedremo al momento della premiazione. Le ragazze che possono tornare dietro le quinte si devono... Ha detto qualcosa in una strana lingua, dica? Repeat, please. What did you say before? No, you said something. Yes, I heard perfectly. You said something to her. To go, to move? Yeah. In which language? Tosco in brava. Where are you from? Dove sei? Albania. Albania. Anche lei Albania? Albania. C'è qualcuna non albanese qui? Vabbè, poi le conosceremo uno per uno. Let's move, please, darling. Do it. I know how to move it. Travolgetemi, fatemi cambiare idea, inondatemi di feromoni maschili e femminili, scusate. Magnifiche. Sto cercando di capire dai tratti somatici, dallo sguardo, dai colori degli occhi, dalla lunghezza delle gambe, di dove sono, ma non lo so. È difficile perché gli europei sono innanzitutto un solo popolo che poi si divide in popoli storicamente divisi in nazioni ma finalmente uniti insieme. Allora, ve le siete godute tutte e adesso tenete conto che cominciamo, questa è la parte più brutta, Valeria, a dover fare delle scelte perché dobbiamo piano piano scremarle. Ma devo dire che sono tutte bellissime queste finaliste. Questo è il problema. Vabbè.
ci sarà. Tu hai preferenze, secondo te esiste la donna più bella del mondo dal punto di vista nazionale? Sì, le italiane. Lo sapevo, sono d'accordo con te. Scusate se sono nazionalista. Scusate se io ho sposato una spagnola, ma che ci posso fare? Anche le spagnole ci stanno dietro. Escludiamo le italiane qui presenti che tutti amiamo. Secondo te il paese che fa, che produce un numero maggiore di belle donne? Le spagnole e a seguire le russe anche. Le russe, molto belle. Le russe non ce l'abbiamo, le spagnole nemmeno, proviamone un'altra. Italiane. Italiane, no, sempre senza spagnole, italiane, russe, un'altra. Beh, anche sono. Le Devo svedesi. Dire che qui le Miss, sì, le Miss sono tutte belle, sono anche le albanesi sono ragazze bellissime. Sai che non lo sapevo, le bulgari, l'ho scoperto qua. Le albanesi le sono insomma, stupende. Come? Sono stupende, ne ho sono viste belle. Alcune veramente. Beh, devo dire che è stato fatto un bellissimo lavoro da chi ha selezionato le finaliste, quindi comunque qui voi, su però. Questo palcoscenico vediamo tutte bellezze. Allora preparatevi adesso a guardarle con più attenzione e voi purtroppo con un po' di spirito critico, perché dovete subito cominciare a selezionarle. Intanto, per riordinare le idee e gli ormoni, è il momento di un tango travolgente. Thank you.
balletto di Stefano Forti, le ballerine e i ballerini di Stefano Forti. Le ballerine, i ballerini. Bravissimi e grazie. Allora, io vi ricordo, mentre ringrazio ancora questi bravissimi artisti, che ognuno di noi ha un adesivo che ricorda una finalità benefica di questa serata contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, con l'aiuto che tutti stiamo dando, partecipando in un modo o in un altro questa serata, alla Onlus Vivi la Vita. Mi sembrava giusto ricordarlo di fronte a chi si muove così bene, pensando a chi per una malattia ancora difficile da gestire non si può più muovere come si deve o non si può più muovere per niente. Adesso veniamo alla nostra gara. Io volevo presentarvele indicando la nazionalità, poi siccome siamo veramente tutti europei io non vi dico nulla. Valeria, avvisa i tuoi giurati che devono fare riferimento solo al numero che le ragazze porteranno, così non scegliamo per motivi nazionalistici, perché l'Europa è contro il nazionalismo, è un luogo di solidarietà fra popoli, quindi segnatevi i numeri e cominciate questo difficile lavoro di scrematura. Comincia la sfilata del primo turno di eliminazione, anzi di scrematura e di selezione di Miss Europe Continental 2015 a Paestum. Numero 1. Thank you.
le magnifiche 41. Lei è rimasta in mezzo, ma tutto sommato è sicuramente meglio di me. Stia. Allora, io stavo per fare una telecronaca perché mi viene spontaneo il mio mestiere, per cui ho detto ecco che s'avanza un gluteo piccolo ma alto, seguito da una coscia slanciata ma incombe un occhio azzurro, mentre una criniera leonina. Poi mi hanno detto no, non si fa così un concorso di bellezza, state zitto e falle sfilare. E infatti sono stato zitto. Voi avete visto e goduto, penso che possiate applaudirle di nuovo. Mi dispiace per la giuria, Valeria, perché bisogna addirittura toglierne 21, sono 41. Infatti è un arduo compito, però siamo più o meno tutti d'accordo. Sono tutte avanti? Bellissime, però bisogna... Dovete proprio lasciarne solo 20 da 41 che sono, va bene? Lo so. Forza e coraggio, ragazze, in bocca al lupo, good luck, bonne chance, come si dice in albanese? Fattenbar. Noi ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità. Restate con noi, Miss Europe Continental 2015. Programma in collaborazione con Legea, l'abbigliamento sportivo delle Miss. Action Academy di Nando Moscariello. Cuponinvetrina.it, fa la differenza. Chicca, l'orologio delle Miss. Olly SP, grafica, stampa, allestimenti. Aghemare, i costumi delle Miss. GT Channel 650 del digitale terrestre. Modarea, gli hairstylist delle Miss. Robin, il make up per l'eccellenza. Viva la Vita, associazione per la lotta alla SLA. Teodolinda Quintieri, la stilista dell'abito gioiello e della corona delle Miss. Buonasera, io vi vengo vicino perché ho bisogno che mi aiutate, che cantiamo insieme questo pezzo, perché io sono un rapper, però stasera mi va di cantare e lo faccio solo per Pino Daniele. Sull'amaro
sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta giorta. Senza di te non è la stessa questa musica, tu che vestivi coi tuoi riff blues l'anima, l'aldilà. Io non so se sia una balla, ma mi piace pensare che te la suoni insieme a Dalla. Parla per te ogni canzone che hai lasciato, sei sempre in radio, non te ne sei mai andato. La tua voce arriva al cuore della gente, Pino piace e sarà così per sempre. Grazie e complimenti di Dinastia. Grazie. E in nome del grandissimo Pino Daniele, che per nessuno di noi è morto, è tuttora vivo fra noi. Infatti. Grazie e complimenti. Grazie. Io vorrei accanto a me altre bellezze che rappresentano l'evento dell'anno passato. Se le ragazze mi possono raggiungere, erano con me in quinta e si sono molto spaventate, ma non vi spaventate. Miss Robin 2014 e Miss Europe Continental Beauty Contest. Esattamente qual era la tua categoria? Miss Europe Continental 2013. Ah, 2013, scusami, quindi la 14 è lì con la corona, quindi la corona era tua prima? Sì. Tu pure italiana, di dove? Sicilia, Taormina. Taormina, ti chiami? Serena Petralia. Ti sei divertita? Sì, abbastanza. Bellissime anche le siciliane. Invece Miss Robin dell'anno scorso di dove? Io sono di Roma, mi chiamo Giovanna e sono italo-filippina. Italo-filippina, quindi siamo andati ben oltre, qui è diventato continental veramente, patron, perché siamo andati oltre, come è giusto, i confini d'Europa. Grazie, complimenti, accomodatevi. E io invece vado dal nostro segretario, che a nome del notaio mi deve dare il responso che sotto la guida di Valeria Marini è stato raggiunto dalla giuria per individuare le prossime 20. Dai, sei d'accordo di non dire chi abbiamo eliminato ma chi abbiamo promosso? Sì, sono assolutamente d'accordo. Di chiamare solo le persone, diciamo, le miss che hanno passato, che sono state votate di più. Allora, dottor Gaudino Aimo, lei ha il primo responso con i primi 20 nomi. Ci avviciniamo piano piano ad assottigliare. Grazie, mi dia pure questa bellissima busta, molto sobria, molto gentile. Ci vediamo fra poco. Io intanto vi devo raccontare un'altra cosa importante, una cosa che ha a che fare con questo scenario, che non è soltanto uno scenario di tipo
storico, archeologico, ma è anche uno scenario naturale. Avete sentito parlare del sindaco di Pestum, io non so dov'è il sindaco di Pestum, perché volevo riconoscere un altro venga, signor sindaco, hanno messo pure lei in giuria, quindi anche lei ha contribuito a fare questo. Signor sindaco, lei ha una bellissima... perché? Che male, vabbè, già, giusto, non le piace dover scegliere, si potrebbe avere tutte quante, dice lei, perché scegliere da 41 a 1. Quindi la fortuna di essere sindaco con i templi, sindaco con la storia, con la cultura, ma c'è anche la fortuna, che è anche il merito, cioè di mettere i depuratori, di fare le operazioni necessarie per vincere la bandiera blu per le acque più pulite, che è per fortuna privilegio di posti anche a Meccari come Positano, ma quest'anno l'avete avuta, non so se per la prima volta, scusi, non mi racconti la sua storia con le bandiere blu. No, la storia è semplice, per la prima volta l'abbiamo avuta da quando la bandiera blu è insignita, dal 1987, quindi Capaccio Pestum, perché il comune in modo completo si chiama comune di Capaccio Pestum, siamo orgogliosi. È chiaro che non è stato merito mio, ma è stato merito un po' di tutti i cittadini che hanno contribuito, per esempio con la raccolta differenziata che abbiamo superato il 67%, e gli operatori turistici e balneari che hanno comunque contribuito in modo determinante affinché la bandiera blu sia stata portata anche qui a Capaccio Pestum. Vogliamo dirlo ai suoi colleghi che invece non fanno queste iniziative di quale errore sia, innanzitutto in termini di danno all'ambiente e alle generazioni future, ma al turismo, non avere acqua e spiagge pulite? No, io non, assolutamente non dico niente ai miei colleghi, dico soltanto che quando abbiamo tagliato l'ultimo albero e quando abbiamo mangiato l'ultimo pesce ci rendiamo conto che non ci possiamo mangiare i soldi, insomma. Questo è quello che dico io. È la stessa cosa, grazie, si accomodi pure. Allora, io vi posso dire, non so se siamo pronti a vederle sfilare, chi sono le prossime 20 che verranno sottoposte al giudizio dopo questa prima promozione da 41 a 20. Adelina Mache, numero 33 del Veneto. Sfilate, 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 sfilate. Adelina Mache. La musica più bassa, se no posso perdere le corde vocali che non ho perso in 48, in 38 anni. Grazie. Promossa Charlotte Oge, italiana della Liguria. Prego, prego, vada così. Sorrida, non si preoccupi, con quel corpo e quel viso può fare tutto quello che vuole. Onina Tote dell'Ungheria, numero 21, 21, number 21, Onina Tote. Come on baby, light my fire. Perfetto. Si prepari Alice Farina, numero 31, ligure, questi sono i parenti suppongo, ah no, i selezionatori, qualcosa, che... perché siete così contenti, siete i selezionatori? Si prepari Giulia Bini, numero 9, Italia, Umbria. E brava Alice Farina, Giulia Bini, numero 9, Umbria. Sorrida, sorrida, pensi a qualcosa di divertente. Si prepari la numero 40, Albania, Puria Petusci. Vi ricordo che sono le prime 20 promosse su 41 finaliste. Si prepari dalla Macedonia la numero 36, Anna Brajkowska. Numero 36, Anna Brajkowska dalla Macedonia. Perfetto. E si prepari intanto dall'Albania
la numero 41, Lindita Idrisi. Non capisco la clac della numero 41, anzi adesso capisco perché va bene. La numero 13 dal Kosovo, Donna Pietri. Numero 13. E torniamo in Italia con la numero 26 per l'Italia dalla Campania, Alessia Maida. Guarda che abbronzatura. Questa è la melanina greco-romana, anzi della Magna Grecia. Numero 6 dal Piemonte, Nicoletta Anaciar. Numero 32 dalla Liguria, Ilaria Labresciano. Sempre vostri sono. E chi siete? Ah, perché soltanto la Liguria fate voi. Dalle Marche, numero 2, Federica Frioli. Dal Kosovo, numero 34, si prepari Drenizia Esani. Drenizia Esani, numero 34, Kosovo. Torniamo in Italia, numero 27, di nuovo la Campania, Daniela Picciocchi. Si prepari la Veneta numero 28, che ha un nome non veneto, Ioana Habib. Vedete, anche se sono italiane e vengono da una delle nostre regioni, ormai testimoniano il nostro essere europei e continentali e globali. Dal Belgio, il numero 4, Noemi Doplé. E adesso ancora dal Veneto, la numero 12, un'altra veneta con un nome esotico, Ilina Markivic. Europea, decisamente europei siamo ormai anche con i cognomi. Numero 17, Kosovo, Fageta Akshias, o Akshai, pardon. E la ventesima tra le promosse viene dalla Calabria e si chiama Ilaria Caprieto. Io ho un problema con lei perché è insopportabilmente alta, poi ha dei capelli che mezzo metro di capelli, quindi diventa un problema veramente notevole condurre con la sua. Devo fare continuamente capolino così. No, ma è un piacere, ci mancherebbe. Allora, avete fatto un ottimo lavoro, direi. Non metterti dietro, mettiti a fianco a lei. Ma si vede bene anche da dietro delle belle cose, voglio dire, non mica si può guardare solo davanti. Tu mi insegni. Sì, devo dire che non è passata la numero uno, che per me era bellissima. E come mai? Non lo so. Facciamola vedere, numero uno, venga avanti anche la numero altre, uno. Facciamo un applauso di consolazione. Tutte. Ma non finiamo più se le facciamo rivedere tutte. Pure.
No, è troppo lunga. Meriterebbero la numero uno, per favore, un applauso di consolazione. Era molto bella. Vieni, vieni. Valeria Marini ti vuole dare un bacio e una carezza di consolazione. Di dove sei? Ah, è una paesana, vieni, 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 è campana anche lei, come ti chiami? Io Fara, piacere. Vai da Valeria, che praticamente ti ha promosso fuori concorso. Ringraziala, baciala, abbracciala. Comunque chissà, su questo palcoscenico ha già vinto, quindi. È vero, ma lei ha vinto un po' di più perché è stata citata da te e, come dire, in qualche maniera resa famosa con questo richiamo. Ragazze, preparatevi che tra poco siamo a una nuova selezione e una nuova promozione. Mentre voi vi preparate, viene preparato un balletto che tra un secondo vedremo e seguiremo insieme. Io comincio a parlare con i nostri giurati. Allora, io ho Nando Moscariello accanto a me, che è un vecchio carissimo amico con cui abbiamo fatto cose divertentissime e bellissime, in particolare non dimenticherò mai Cronache Marziane, perché è stata una delle esperienze più divertenti della televisione degli ultimi anni, un ultimo guizzo creativo e sperimentale. E Nando Moscariello, che è uno dei migliori, come sapete, casting director, non solo italiani, con il suo gruppo di lavoro, aveva riempito questo studio di ragazze e ragazzi bellissimi. Quanti erano in tutto? Erano tipo 200 persone selezionate in tutta Italia. Ma voi avete idea di chi c'è nel pubblico dei programmi televisivi di questo periodo? Persone degnissime, piacevolissime, ma innanzitutto sono sempre le stesse. E poi sono persone che io me le ricordo bambine e adesso sono delle nonne. Mentre invece Nando aveva scelto solo ragazze e ragazzi bellissimi. Sì, ragazzi molto, sia ragazzi che ragazze. Poi partecipativi, non era un pubblico così abbrutito, era un pubblico che partecipava in maniera notevole. Quello è stato il primo programma dove i giornali praticamente hanno iniziato a parlare proprio del pubblico e di questi ragazzi. Io devo confessare un segreto per Alessandro, una cosa che non ho mai detto. In realtà Cronache Marziane veniva fatto in Spagna. Sì. E io Cronache Marziana, sì sì, era di grande successo, io fui invitata anche in Spagna. Ma che bello, quindi già lo conoscevi, già ti eri divertita prima di me. Sì, era un format spagnolo di grande successo. E allora, poi che è successo? Io andai là, vidi questo pubblico fenomenale e davano da bere la sangria. Infatti, prima di andare in onda in diretta girava la sangria per, eccola, e stavano todo borraccio. Tutti ubriachi, tutti ubriachi in senso buono. Adesso tu questa passione per la bellezza, che poi rende anche in termini di comunicazione, l'hai messa insieme a una grande produttrice e anche una grande attrice per fare una nuova Accademia dello Spettacolo. Lei è Maria Grazia Cucinotta, che vi siete inventati? Cosa abbiamo fatto? Una cosa che in realtà non esiste in Italia, perché il mondo dello spettacolo sembra uguale per tutti i settori, no? Del cinema, della fiction. Invece in realtà non è così, perché una cosa è una moda, una cosa è la televisione, una cosa è il teatro. Solo poche come Valeria possono fare bene tutto. Valeria è fantastica, l'apprezzo in modo particolare. Grazie. Fate una specie di scuola, sì, di specializzazione. È una fusione praticamente tra TV, cinema e fiction, divisa per gli attori e per le figure professionali, quindi produzione e creatività. Ma soprattutto, ecco, pure per quanto riguarda gli attori, abbiamo una formazione che va oltre ogni limite, perché comunque prepariamo questi ragazzi con dei professionisti a livello nazionale che veramente sono il top che possiamo avere. Una di queste ragazze potrebbe venire a lavorare con voi? Io, guarda, sono qua da due giorni, anche perché stasera daremo una fascia per il volto proprio di Action Academy. E verrà ad Action Academy? Quello no, alla ragazza che daremo la fascia di Action Academy. Attualmente noi stiamo girando L'Onore e il Rispetto e inizieremo a fine mese le riprese del Bello delle Donne, che penso tutti quanti ricordano, e quindi la ragazza che sceglierò stasera sicuramente avrà un'esperienza sul set o del Bello delle Donne oppure dell'Onore e Rispetto 5 che stiamo girando attualmente. Iniziano bene, partono col piede giusto. Direi che sì, attenzione alle scelte che farete. Noi intanto, in attesa della nuova
promozione. Ci godiamo un balletto sempre di Stefano Forti dedicato a Lady Marmalade. Sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a itchy, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Secondo la coreografia di Stefano Forti e le sue ballerine, complimenti, grazie. E noi tra poco, grazie a Valeria Marini e alla nostra giuria, promuoveremo altre Miss aspiranti nella prossima
nel prossimo brano della trasmissione scenderemo da 20 a 10 e a 5, quindi siamo veramente vicini alla proclamazione. Aspettateci un attimo, torniamo subito, restate con Miss Europe Continental 2015. Grazie. È un programma in collaborazione con Legea, l'abbigliamento sportivo delle Miss. Action Academy di Nando Moscariello. Cuponinvetrina.it, fa la differenza. Chicca, l'orologio delle Miss. Oli SP, grafica, stampa, allestimenti. Aghemare, i costumi delle Miss. GT Channel, 650 del digitale terrestre. Modarea, gli hairstylist delle Miss. Robin, il make up per l'eccellenza. Viva la Vita, associazione per la lotta alla SLA. Teodolinda Quintieri, la stilista dell'abito gioiello e della corona delle Miss. Ed eccoci ancora da Paestum con Miss Europe Continental 2015, le nostre 41 finaliste provenienti da tutta Europa e anche abbiamo scoperto con qualche legame globale, per esempio con le Filippine, sono già scese a 20 e tra poco, grazie alla giuria guidata da Valeria Marini, che ancora saluto e ringrazio, diventeranno 10, poi 5, poi 2, il tutto nel giro di una mezz'ora. Che cosa faranno poi le Miss? Abbiamo sentito quelle degli anni passati, è chiaro che ognuna seguirà i suoi talenti, le sue aspirazioni, i suoi sogni, i suoi desideri, attrice, presentatrice, ballerina, cantante, showgirl o semplicemente bellezza e dunque modella. E allora apriamo il capitolo moda grazie alla sfilata di Riccardo Barcellona che ci offre una perfetta occasione per capire come una bella donna può diventare ancora più bella rendendo bello un abito di altissima sartorialità. Riccardo Barcellona. Yeah.
grazie a Riccardo Barcellona che ha aggiunto bellezza, bellezza, bellezza. Grazie ragazze, abbiamo di nuovo la Miss uscente, quindi complimenti. Dov'era lei? È andata via. Beh, cioè, sei tu? No, sì, sei tu, perché sei cambiata completamente, ma sei sempre bella. Quindi hai già mollato la corona, e ormai manca poco, manca pochissimo. Loro hanno avuto la loro occasione, sono quelle non promosse dalla giuria, ma hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova, almeno come modelle. Prego, accomodatevi, vi ringrazio. Mentre voi vi accomodate, io vado a salutare alcuni amici che vedo qui in platea. Quindi vedo anche Antonio Zechila, che invito a raggiungermi, che so che ha un passato anche lui in questo concorso, non come Miss, ma non so che cosa tu abbia fatto, mi racconti, perché io non c'ero. Caro Alessandro, io ho avuto il piacere di presentare l'anno scorso, quindi Ubi Maio Minor Cessat, quest'anno lo presenti tu. Bene, e dal punto di vista, diciamo, delle ragazze dell'anno scorso e di quest'anno, hai notato differenze sia nella provenienza che nella bellezza che nel modo di porsi, oppure più o meno ormai hanno raggiunto uno standard di alto livello e quello è? No, io faccio i complimenti all'organizzazione perché il livello è molto alto. Io sono molto avvezzo ai concorsi, ne giro tanti, li presento, faccio da giurato, e quindi il livello è molto alto e sono davvero belle. Bene, grazie ad Antonio Zechila. Allora continuiamo. Ma Valeria, giuria, è il momento di vedere le 20 che dovete trasformare in 10. Mettiamola così per non essere troppo crudeli. Grazie alla regia. Via con la sfilata.
eccole qua, belle come non mai. Io prima, per loro, prima per ragioni organizzative sono passato fuori pubblico, Valeria, e sentivo già che si stanno, come dire, organizzando, chi è a favore dell'una, chi è a favore dell'altra, chi dice deve vincere quella, chi deve vincere quell'altra. Adesso vediamo, la decisione è loro e di Valeria con i suoi giurati, vediamo che cosa Oddio, hanno quanta deciso. Responsabilità. Tu prima hai detto che eravate tutti d'accordo, però poi hai segnalato che una è stata secondo te ingiustamente esclusa. Sì, è successo di nuovo? Adesso vediamo, perché... Ah, non hai visto ancora qual è il risultato? No, ancora aspettiamo, non lo sappiamo, quello che mi dice il segretario. Aspettiamo il risultato. Va bene, allora, segretario, siamo pronti? Ancora no, stiamo elaborando. Allora io devo salutare con molto piacere Maria Monse, che dovrebbe essere nel pubblico, un'altra donna bellissima che io non so se ha nel passato qualche sfilata e qualche selezione. Resta così che ti vengo subito accanto. Buonasera innanzitutto, un applauso alla bellezza, alla classe e all'eleganza fatte persona. Hai avuto un passato in cui anche te hai cercato di cominciare in questo modo? Sì, io confesso, anche se è la prima volta adesso, perché mi capita di sentire adesso questa domanda, che anche... Quindi uno scoop, mi raccomando, colleghi giornalisti, approfittatene. Sì, io partecipai, ma tanti anni fa, ad una ragazza per il cinema, e adesso non ricordo, vicino Roma fecero la selezione. E quindi poi mi fermai alla prima selezione, non vinsi, e quindi posso dire a tutte le ragazze che, ovviamente, visto che adesso comunque sono 20 anni che io tra una cosa e un'altra continuo a lavorare. Non sembra. Ti ringrazio, sei sempre molto gentile. E quindi questo non vuol dire, nel senso che ovviamente chi vincerà sarà sicuramente fortunata, ma anche chi non vincerà può diventare come te. Vabbè, non volevo dire questo, comunque ha sicuramente comunque da incrociare le dita e andare avanti, perché tutto è possibile. Potrebbe essere solo l'inizio, dici te. Giusto, assolutamente. Grazie ancora, complimenti, grazie per essere stata con noi. Signor segretario, ci siamo? Possiamo sapere chi sono le 10 promosse? Ancora no. Allora devo salutare una squadra di calcio che mi è molto cara, perché è la mia squadra di calcio del San Vito Positano, che invito ad alzarsi in piedi, così vedete, vi vedono in tutta la vostra bellezza. In realtà sono molto di più. È una squadra storica che rappresenta tutta la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, nata 60 anni fa. Da un anno mi ci sono messo anch'io come presidente e cerchiamo di portare in giro l'idea di uno sport bello, pulito, contro la violenza, contro ogni tipo di discriminazione. Presentiamo il più giovane, forse, Domenico Pisani. Sì, quanti? 17. 17, ma è figlio d'arte, ha sia nonni, padri e fratelli già bravissimi. Sentiamo anche il nostro Francesco Scippa, che è passato anche in altre squadre, in altre situazioni belle toste. Ma sicuramente con l'avvento del presidente Cecchi Pavone stiamo cercando di ritornare a fare calcio in costiera in un certo modo, valorizzando sempre i giovani, ma soprattutto portando i valori sani dello sport. Del calcio pulito. Ciro, di Ciro potrei dirvi grandi cose dal punto di vista sportivo, ma invece è qui con 8 metri di lingua fuori dalla bocca, per cui ha già scelto, secondo te, chi deve vincere? Secondo me sarà giocato al numero 41 e al numero 2. Vediamo poi se è vero. Sentiamo Davide che cosa dice il nostro Davide Vallefuoco. No, sono tutte belle ragazze, gli faccio un in bocca al lupo. Basta così, un vero signore. Lui lo chiamano Insin, secondo me è un augurio per il futuro, in realtà si chiama Vittorio Inserra. Tu hai una beniamina qui? C'è qualcuna, due in particolare, la 4 e la 2. Lui è stato scelto per rappresentare la squadra nel concorso Il più bello d'Italia, quindi capite che anche noi siamo coinvolti. Tu sei uno che risolve molti problemi in campo, qui come risolveresti il problema della scelta? La numero 4. Mister Antonio Guarracino, che è la vera anima della squadra, adesso se avessi una squadra così, chi metteresti in attacco risolutivo? Perderei a tavolino, perché le schiererei tutte quante. Magnifica, sono dei gentiluomini i miei ragazzi, bravissimi, e grazie, viva il San Vito Positano in eccellenza. E adesso vediamo se il nostro segretario mi sa dare il responso su chi sono le 10 promosse. Aio, povera me, dovrei fare un po' di allenamento con loro, è stata durissima. Venga, ci dica, perché è stata dura?
Ma perché comunque tenga il microfono che io intanto m'organizzo. Sì, ok. Le ragazze sono straordinarie, di una bellezza davvero, davvero, davvero grandiosa. Ma io farei un applauso oltre a loro, ma ai genitori. Per avere queste ragazze così deliziose e straordinarie, io penso che avranno anche delle mamme e dei padri meravigliosi. Complimenti a voi. Grazie. Segretario, faccia parlare anche il divulgatore scientifico che in me. I geni in realtà saltano una generazione, quindi in realtà quelli fighi e quelle fighe debbono tutto non al padre e alla madre, ma al nonno e alla nonna. Abbia pazienza, lei non guardava la macchina del tempo. Anche nel caso mio, certo che sì, è una legge della genetica, quindi grazie a papà e mamma che le hanno fatti, le hanno allevate, ma i geni vengono dai nonni. Allora, viva i nonni di queste 10 promosse! Charlotte Oge, Odoge, numero 29, dalla Liguria. Vatti a preparare per la prossima sfilata. Alice Farina, 31, dalla Liguria. Puria Petusci, 40, dall'Albania. T'abbiamo visto e ammirato. Vabbè, se fai così però io poi veramente ho dei problemi stasera. Non continua imperterrita, forse non capisce l'italiano, ma vabbè, non sei accorta di nulla, io sì. Poi Lindita Idrizi, 41, dall'Albania. Pensa ai capelli che aveva la nonna qua, o il nonno. Dal Piemonte passa la numero 6, Nicoletta Naciar. Mi pare che i miei ragazzi abbiano indicato la numero 2 tra le loro preferite. Passa dalle Marche, Federica Frioli. E brava Federica. Chissà perché alcune vengono avanti e altre no. Deve essere un fatto di temperamento. Numero 27, Campania, Daniela Picciocchi. Lei viene avanti, a metà. Ecco un'altra che può interrompere le trasmissioni. Dal Belgio, il numero 4, Noemi Doplé. Pudica, si ferma lì. Kosovo, numero 17, Fageta Akciai. Uno sguardo assassino ci ha dato. Dal numero 26, la Campania, arriviamo alle 10... Prossime finaliste, Alessia Maida. Bene, 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 bene. E un applauso va anche alle altre che ci salutano, ma che poi rivedremo con un grande applauso. Bravissime, bellissime. Complimenti. Cara Valeria, io posso dire che abbiamo una strana polarizzazione tra Italia e Balcani, perché sono tutte italiane, sì, albanesi, kosovare. Resiste del centro Europa solo una belga, la numero 4. Si vede che i geni dei nonni erano... Magari italiani, perché sapete che tanti italiani sono erano andati in Belgio. Italiani. No, comunque sì. Devo dire che la battaglia, se la belga resiste, è ben per lei, ma è numericamente fra italiane e balcaniche. Eh sì, eh sì. Come si era detto all'inizio. Sei contenta? C'è qualcuna che è stata esclusa e a te non fa piacere questa cosa? Ma è stata esclusa una bionda, era molto bella. L'avresti salvata? Sì. Ma com'è che non date retta a Valeria? Scusate ragazzi. No, cioè, una che... ognuno esprime il proprio ma parere. Ma sei la presidente. Poi sai, come abbiamo detto più volte, sono tutte bellissime, quindi e poi è difficile. Il tuo voto vale 3, 4. Vediamo grazie. Come sta la nostra... Manca pochissimo, Tra mezz'ora è finita. Che facciamo poi quando non siamo più Miss? Quando non siamo più Miss... Ti lascia il fidanzato, no? No, ma che? So io. Ma sempre una principessa. Sai che gli uomini sono tremendi, Che c'entra? Però pure senza cura sono sempre una principessa. Lo dice lui questo? No, dico io. Perfetto, se lo dici te ci credo, se lo dice lui credici meno. Aspettateci un attimo, torniamo subito, restate con Miss Europe Continental 2015. Grazie. È un programma in collaborazione con Legea,
l'abbigliamento sportivo delle Miss. Action Academy di Nando Moscariello. Cuponinvetrina.it, fa la differenza. Chicca, l'orologio delle Miss. Olli SP, grafica, stampa, allestimenti. Aghemare, i costumi delle Miss. GT Channel, 650 del digitale terrestre. Modarea, gli hairstylist delle Miss. Robin, il make-up per l'eccellenza. Viva la vita, associazione per la lotta alla SLA. Teodolinda Quintieri, la stilista dell'abito gioiello e della corona delle Miss. E allora Miss Europe Continental 2015 arriva alle battute finali, siamo arrivati a 10 ragazze che tra poco diventeranno 5, poi 2, poi 1, tutto in una sola, in un solo spazio televisivo, quindi è questione veramente di pochi minuti. Come abbiamo fatto già prima, le non promosse, abbiamo deciso di non parlare di escluse, le non promosse vengono comunque promosse come modelle di moda, di gran moda in questo caso, grazie alla stilista Chiara Fornelli. We'll be right back.
Chiara Fornelli. Bravissima, stilista di altissimo livello e qualità. Io volevo sapere da lei se questi abiti meravigliosi sono veramente fatti uno per uno, a mano, con scelta individuale dei tessuti, dei ricami, dei decor. È possibile ancora fare queste cose? Come no? Buonasera a tutti, buonasera Alessandro. È possibile fare ancora queste cose? Proprio per questo la mia collezione è incentrata, insomma, sul Made in Italy e sulla lavorazione. Quindi punto per punto, fatto tutto a mano, ogni rifinitura è particolare ed unica. E ci tengo a precisare che il nostro lavoro è basato appunto sulla ricerca, quindi la ricerca dei tessuti, dei materiali preziosi e di prima qualità. Inoltre, essendo sul Made in Italy, proprio questi capi sono unici. Infatti tengo a precisare che ogni capo è a sé e non c'è quindi una copia, non ci ripetiamo quasi mai. Proprio per rendere questa cosa unica e particolare, e cerchiamo di rivalutare l'artigianato e la sartoria italiana. Brava Chiara, quello che hai tu addosso è un trionfo di perle, pizzi, merletti, rasi, seta, che cos'è? Sì, in effetti questo qua è un pizzo macramè con delle perle aggiunto ad una gonna in seta. Chiara Fornelli, evviva, complimenti, grazie, e grazie per aver dato un'occasione alle nostre ragazze di farsi vedere ancora, erano quelle che non sono state promosse. Adesso, cara Valeria, a proposito, tu sei una stilista, io ti ho visto far sfilare delle donne bellissime con delle mutandine bellissime, per esempio, me lo ricordo in una galleria di Milano, le fai ancora le mutandine? Detto così, le mutandine. Beh, l'underwear, come si chiama? L'intimo. Sono mutandine, sì, no? Come le chiamate voi? Sì, io ho iniziato... Come le chiamate? Mutandine? Il mio brand è qualcuno partito dice dal... al marito vado a comprare un underwear, non ci credo. Vabbè, neanche l'hai detto, se lo vedo però in io. Maniera simpatica, quindi il mio brand Seduzioni Diamond è partito con collezioni di grande successo di intimo e poi è diventato proprio un mondo dell'universo femminile. Io faccio anche abiti da sposa bellissimi, abiti haute couture, in collaborazione con delle maison importanti, faccio il profumo Seduction. Gioielli anche? Anche no, i gioielli no. Ancora no. E allora ti do io l'idea, facciamo i gioielli. Fai anche me i gioielli. Chiesto, Valeria però. Marini farà anche i gioielli, no, dalla mutandina al gioiello, passando per tutto il resto. Poi beachwear. Beachwear, ma per mutandine, che c'è di strano? Scusate, è brutto dire mutandine, mica ho detto culotte. No, però dire ho detto hai fatto mutandine. Sfilare le mutandine, insomma. Beh, c'erano dai, anche uno le dice, donne ho visto dentro. Delle bellissime sfilate con delle bellissime donne, come questa sera, dentro con delle mutandine. Dei bellissimi capi particolari. No, senti, comunque tu stai giudicando tutti perché no, te lo puoi permettere, dammi un parere io non sulle mi posso, due sfilate. Nessuno si può permettere di giudicare. Beh, gli altri, presidente però della sì, giuria, come presidente di giuria diciamo, ahimè, ho questo compito insieme alla giuria che, diciamo, dava un giudizio? No, anche sulle le due sfilate che hai visto. Bellissime, no, bellissime. Ti è venuta veramente... qualche idea? Hai rubato qualche idea? Beh, sai, sempre comunque si guarda, si osserva e le idee si prendono, però bellissime le collezioni, avrei fatto le modelle, un piccolo appunto alle modelle un pochino più sorridenti. Ma sono tese perché siamo proprio sotto finale. Sì, qui magari tra un attimo l'emozione. Hanno paura perché sì, non si sa come tutto finisce. Tutto molto bello. Allora concentratevi perché è il momento di scegliere. Vogliamo da ricordare che questa serata è anche allo scopo di raccogliere i fondi per la SLA, che penso sia forse la cosa la più importante sulla SLA per la Onlus Vivi di la tutto. Vita. Brava Valeria, ma grazie. Figura. Io adesso mi appello al nostro elegantissimo segretario, non le chiedo che mutandina lei porta, no. Fai mutandine da uomo anche. No, anche perché sono collezioni di intimo da uomo no, però magari che ne so. Non usa niente, solo un goccio di Chanel numero 5 lei usa, no, quella, non porta niente. Quella era una frase di merda. Allora stia attento però, come, lo so, è una citazione che era più adatta a te che al segretario. I tempi, perché adesso noi rapidamente facciamo 10, 5, 2 proclamazione nel giro di pochissimi minuti, una roba proprio al cardiopalma, quindi costringa i suoi colleghi a essere rapidissimi. Vi faccio rivedere le 10, venite ragazze, in mezzo alle quali dobbiamo scegliere le 5 promosse. Siamo, vi ricordo, in una battaglia fra Italia, Balcani e Belgio.
Allora, visto che il momento è veramente importante, chiedono una sfilata una per una perché non vi vedono così e non riescono a decidere, perché veramente siamo alla fase finale. Prego, una per una. Evidentemente hanno dei dubbi e non sanno come scioglierlo il dubbio. Quanti vorrebbero sciogliere invece questi fiocconi? Prego. No. Date il meglio di voi, ragazze. Sorridete, dicono che siete troppo serie. Capisco che possiate essere un po' in tensione, ma un po' contratte. Ma dovete essere non solo belle, ma simpatiche. Dovete conquistare con uno sguardo malizioso. Dovete far capire che avete talento, personalità, determinazione, forza, coraggio, resilienza, te ve l'ho messa, questa è una resilienza straordinaria. La 02 che piace la mia squadra, anche la 41 piace la mia squadra, il che non vuol dire nulla, giurati e giurate, ma insomma, giusto per la cronaca. Come vedete non resisto e faccio una telecronaca, la prima della storia di una sfilata di bellezza. Anche questa in fondo è una sfilata di moda, guardate che meraviglia queste cappe che hanno messo le ragazze. 31, vai 31. Tu per esempio hai dei bellissimi occhi azzurri, falli vedere, spalancali. Va bene. Vai 4. Lei non è bionda, è quasi platinata. Non so dire se è naturale o no, forse per regolamento devi essere naturale, allora è platinata naturale, complimenti. Vai. Ecco, come cammina lei è da sballo, io non so se questo è un buon punto di merito, però come cammina lei, meno male che ha la cappa nera. Signori giurati, signore giurate, presidentessa o presidente che dir si voglia, è sufficiente per prendere una decisione? Sì. Allora. Sì, abbiamo. Avete già deciso? Abbiamo già fatto la votazione. Che bello. Allora, mentre voi tremate, io posso chiedere alla regia di preparare il momento musicale che ci permetterà di arrivare alla proclamazione delle ultime 5, che poi diventeranno 2 e poi diventerà 1, in modo che il povero segretario senza mutanda avrà la possibilità di fare i suoi conteggi. Mi date un segnale della musica cortesemente pronta o meno, altrimenti il segretario rischia veramente un... Non lo so, questo non ha nulla a che fare con la velocità, tranne quando uno deve correre in bagno, ma per il resto sta facendo i suoi conti, sta entrando con una certa difficoltà una pianola, ma il momento è importante, cara Valeria, perché tu sai che le cose belle dell'Italia spesso vengono nascoste e rese meno evidenti dagli aspetti negativi del nostro paese e soprattutto del nostro amatissimo meridione. E a causa della criminalità organizzata, e anche da qui parte un segnale di rifiuto, di rivolta, di inno alla legalità attraverso la canzone e la musica, quindi approfittando dello spettacolo. Sono ancora una volta i Dinastia, direttamente da X Factor, che ci regalano, mentre le ragazze per favore tornano dietro le quinte, un momento musicale. Prego ragazze. Anche se non è previsto, non mi guardate con orrore, ma decido io. Tornate dietro le quinte, grazie, perché non vi vedo
come dire, come scenografia adattissima a un momento musicale contro la criminalità organizzata, fate pensare a cose molto più belle e molto più piacevoli e molto più gradevoli, e quindi secondo me è giusto cambiare il tipo di ambientazione. Allora, se siete pronti, in particolare se sono pronti da X Factor direttamente a Miss Europe Continental 2015 da Paestum, i Dinastia. Buonasera. Niente, vi facciamo sentire un pezzo che si intitola Chi gliel'ha fatto fare? È un mio brano e parla del sud, del mio sud. Ed è un racconto che voglio portare qui. È un racconto che parla del motivo per cui io mi sento orgogliosamente siciliano. Era ancora un bambino, in tele captava il nome di Borsellino. Sono sincero, non che mi interessasse il perché di quel minuto di silenzio fatto in classe. Non sapevo cosa fosse un magistrato, tantomeno una strage di Stato. Non sapevo cosa fosse una cosca, tantomeno cosa fosse Cosa Nostra. La prima volta che vidi un film su Falcone volli subito sapere di più su quest'eroe. Comprai un libro, parlava della sua vita. Mi appassionai alle sue gesta, riga dopo riga. Cosa l'avesse spinto a farlo io non lo capivo. Poi vidi gli occhi spensierati di un bambino. E posso dirti che a distanza di 20 anni ho compreso le speranze di Giovanni. E se ti chiederai chi gliel'ha fatto fare, tu guarda il sole, poi guarda il mare. E se non trovi la risposta che cercavi, guarda gli occhi di tuo figlio e pensa al suo domani. Se ti chiederai chi gliel'ha fatto fare, tu guarda il sole, tu guarda il mare. E se non trovi la risposta che cercavi, guarda gli occhi di tuo figlio e pensa al suo domani. Voglio un'Italia che ricordi queste due persone. Voglio un'Italia che ci insegni che cos'è l'amore. La mia generazione farà la differenza se debelleremo l'ignoranza con la conoscenza. Sapete chi ha dato la vita per la libertà? Falcone, Borsellino, Chinnici, che sarà? Impastato da un Puglisi dalla Chiesa. In comune una coscienza, l'onestà come pretesa. Io voglio un futuro dove farmi una famiglia, dove essere orgoglioso d'esser nato giù in Sicilia, la terra di persone grandi quanto lo stivale, dove è nata la speranza che in fondo si può cambiare, dove c'è chi è morto per donare in vita un ideale, ridarci una coscienza e una morale. Qua chi ha paura muore ogni giorno, io con loro esempio me lo ricordo. E se ti chiederai chi gliel'ha fatto fare, tu guarda il sole, guarda il mare. E se non trovi la risposta che cercavi, guarda gli occhi di tuo figlio e pensa al suo domani. E se ti chiederai chi gliel'ha fatto fare, tu guarda il sole, poi guarda il mare. E se non trovi la risposta che cercavi, guarda gli occhi di tuo figlio e pensa al suo domani. Tra valigie e canzoni a me vita nan testo si è persi tanti anni fa. Tra valigie e canzoni testa 2000 pensieri su come va. C'ha valigie e canzoni e ma danno se parlano male da terra a me. Ma non smuovono ogni tu per lovare sta mala ignoranza che ancora c'è. Il sole, poi guarda il mare. E se non trovi la risposta che
che cercavi, guarda gli occhi di tuo figlio e pensa al suo domani. E adesso vorrei un applauso per i nomi che sto per fare, che sono persone che sono andate oltre al chi te lo fa fare. Il primo nome è Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Francesca Morbillo, Giuseppe Fava, Giuseppe Montana, Peppino Impastato. Questi sono alcuni dei nomi che sono andati oltre il chi te lo fa fare, anche a costo della propria vita. E questo è un brano che parla della mia Sicilia, quella bella, il Sud. Grazie, grazie. Grazie ai Dinastia, perché poi quello che hanno cantato e ci hanno fatto provare non vale solo per la Sicilia ma per tutta l'Italia. Signor segretario, grazie. Siamo arrivati a un momento importante, io mi devo appoggiare un attimo. Per motivi adesso di scenografia vorrei appena possibile le 10 ragazze per vedere poi chi sono le ragazze promosse, proprio le vediamo plasticamente, visto che siamo su un grande palco con una grande scenografia e siamo anche in televisione. Valeria, tu quante volte hai subito l'emozione di un momento come questo, in cui aspettavi il risultato di qualche cosa? Nella tua vita in generale, il sì di un uomo, quella che ti ricordi di più, che magari te la sogni ancora. No, no, io ti confermo che ci ho avuto anch'io dei momenti in cui di fibrillazione. E tanti ne avrò, spero. Assolutamente sì, perché sennò vuol dire che non succede più niente, no? No, ma sono rimasta molto colpita soprattutto dalla canzone di prima. Sì, è anche molto bello che in programmi come X Factor vengano fuori assolutamente delle canzoni di contenuto, sì, soprattutto da un rapper così giovane. Sì. Facciamo uscire per favore le 10 ragazze, grazie all'organizzazione, perché devo proprio farvi vedere direttamente chi sono le 5 promosse. Qualcuno mi dà un contributo, perché poi da quelle 5 dobbiamo tirarne fuori. Io intanto mi preparo a leggere. C'è questa busta che lascia tutti i brillantini azzurri, io non sono abituato, ma adesso ce la faccio sicuramente. Eccola qua. Allora, ci siamo? Sono scappate tutte le ragazze, che è successo? Non ci sono più. Bello, non vogliono diretta vincere. Colpo di scena. Sono rimaste senza la forza di farsi vedere. C'è un colpo di scena. Io dico direttamente le ma due. Si staranno preparando, Alessandro. Si staranno preparando al grande momento. Andiamo a vedere che succede. Vuol dire, datemi una telecamera e andiamo a vedere cosa succede dopo le quinte, perché si sono spaventate e non escono fuori proprio nel momento più importante. Forse il motivo è questo qui. Io ho bisogno di avere le 10 finaliste che adesso, su mia indicazione, diventano 5. In mia indicazione, nel senso che io devo limitarmi. Uscite ragazze, che succede? Che cosa aspettate? Sono le 10 da cui devo scegliere le 5. Se non me le fate uscire le 10, come faccio a scegliere le 5? Oh, grazie. Evviva, 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 evviva. Siamo costretti a ridurvi a 5. Ce l'abbiamo fatta. Io le seguo finché non si fermano, lì c'è il buco, per cui se cortesemente vi fermate a un certo punto, che se io proseguo con voi. Da prima che avevano paura sono diventate minacciose e vi hanno praticamente raggiunto fin sotto. C'è un'italiana fra voi? Sì, ce ne sono tante. Chi è che mi dice, lei di dov'è? Allora, sei come me terrona. Perché non uscivate? Sono una mia curiosità. Non ci facevano uscire. Chi non vi faceva uscire? Pensavamo che chiamassero direttamente le 5 finaliste. Ma mi sembrava brutto, volevo farvi vedere proprio al volo. Adesso devono farsi vedere le 5 finaliste. Allora,
Il Belgio continua a difendersi, unica della Europa centro-settentrionale, resta e viene promossa Noemi Doplé, numero 4 del Belgio. Evviva! Vatti a preparare per l'ultima selezione. Brava! È tutta contenta. Italia, numero 2, Federica Frioli. Ed ecco qua. Ci avviciniamo per individuare chi vincerà. Piemonte, numero 6, Nicoletta Anachar. Nicoletta, fermati. Anachar, da dove viene come cognome? Dalla Polonia. E chi è? Mamma, papà, nonno, nonna? Io sono polacca, mi sono trasferita in Italia 7 anni fa. Quindi sei naturalizzata italiana? Bello, che bello! Brava, vai, grazie. Quindi abbiamo anche la Polonia attraverso Nicoletta. Numero 26, di nuovo dalla Campania, Alessia Maida. E va bene. E dall'Albania, eccolo qua, restano in piedi anche i Balcani, la numero 41, Lindita Idrizi. Accomodatevi voi altre, grazie, un grande applauso per la vostra partecipazione, per essere arrivate fino in fondo. Allora, adesso il nostro problema è arrivare da queste 5 alle 2 che si contenderanno il titolo. Lei è pronto per essere ancora più veloce, sono ancora di meno, quindi è ancora più facile. Va bene? Allora, ragazze, preparatevi. Le 5 trovino il coraggio di farsi nuovamente davanti, preparate le schede, mettetevi senza sfilare perché ormai vi conosciamo a menadito, il pubblico ha fatto già le sue scelte, abbiamo già anche una certa idea di come si stanno orientando i favori della platea, io ho bisogno solo di farvi vedere in modo che mi dicono di queste 5 chi passa, chi viene promossa alla scelta definitiva per la corona. Io intanto chiedo alla mia, come si può definire, la mia miss cadente, come le stelle, ti dispiace tanto mollare? Un po' sì, però l'anno scorso mi trovavo in una posizione un po' diversa e ora sono emozionata per loro. È vero, ma adesso là dietro stanno chiacchierando, si stanno litigando, si stanno sorreggendo a vicenda, parlano, non parlano, che succede? No, secondo me stanno tremando come tremavo io l'anno scorso. Tremavi? C'è qualcuna che piange anche? No, l'anno scorso no. Neanche di gioia poi? No, però sei emozionato. Va bene, allora, ma adesso questa corona, patron, gliela togliete a forza, se la toglie lei, gliela toglie lei, gliela toglie qualcuno, viene qualcuno della sicurezza, come funziona? Beh, se non se la toglie, gliela togliamo con la forza, sì, purtroppo sì. Una minaccia, attenzione, voglio dire, quindi conviene togliersela di fronte a questa minaccia. Allora, fatemi uscire le 5, per favore. Vediamo se stavolta ce la fanno. Se no vado come prima e me le porto. Avanti, ragazze! Forza e coraggio! Fatevi vedere, l'ultima occasione che avete per... Queste sono di nuovo 41, vuol dire che ricominciamo. D'altra parte non ci si stanca mai di vederle. Intanto chiedo a Valeria se è d'accordo ai giurati di segnarsi le 2 finaliste che mi dovete segnalare alla fine di questa ultima bella sfilata. C'è addirittura un ingorgo per quante sono. Un ingorgo di belle ragazze, devo dire che è una cosa che tutti si potrebbero sognare. Questo è un colpo di teatro, queste 41 tutte insieme, che ci fa capire quanto è stato difficile scegliere e selezionare. Ah, mi dice il patron che sono arrivate tutte, quindi non solo le 41 che avete visto all'inizio, ma per ringraziarvi di averci seguito qui a Pestum e in televisione sono le 80 finaliste
che sono arrivate nei giorni scorsi in questo gioiello della Magna Grecia in Campania. Quindi molte non le avevate viste e quindi questo è veramente un omaggio che facciamo a loro per la loro bellezza e a voi per la vostra partecipazione e il vostro sostegno. Do il tempo ai giurati di dirmi delle 5 di prima chi sono le due finaliste. Intanto so che c'era un regalo che volevate fare a Valeria Marini, a nome del sindaco. Che cos'è esattamente? Diamoglielo. Praticamente è una targa che rappresenta i tempi di Bestum con un certificato di autenticità. Quindi... Diamoglielo allora. Ma Valeria se lo merita assolutamente. È stato regalato un monumento a un monumento, chiaramente di tipo diverso, come abbiamo detto all'inizio. È un posto meraviglioso, quindi grazie. È un monumento meraviglioso, grazie. Grazie sindaco. Va bene. Come Nanno Moscariello ci accennava, una serie di sponsor, sostenitori, stakeholder ha fatto delle scelte indipendenti dal voto della giuria e ha deciso di segnalare e di in qualche maniera sostenere con dei contratti, delle occasioni di lavoro, poi di volta in volta, una serie di ragazze che fanno parte delle 80, quindi questi sono stati veramente generosi, avete voluto ripescare tutte quante per dare il giusto premio. Allora, Miss Teodolinda Quintieri, che è quella che ha fatto tra l'altro questo bellissimo ciondolo che tutte le donne hanno, va la sua fascia a Fara Molino, Campania numero 1. Fara, eccola qua, la nostra bronzatissima Fara Campana, complimenti. Hai già al collo il gioiello di Teodolinda Quintieri, che spero mi raggiunga rapidamente con la fascia per mettergliela. Mentre tutto ciò avviene, io vi faccio sapere che invece Miss Moda Area è Noemi Doplé, numero 4 dal Belgio. Noemi, allo allo, où se trouve Noemi Doplé, l'unica rappresentante dell'Europa centro-settentrionale, eccola qua in tutta la sua biondità. Un attimo solo, signora, si accomodi lì accanto. Grazie Noemi, aspetta un secondo il tuo turno. Lei, signora, è colei che disegna e produce questi gioielli meravigliosi. Complimenti. Grazie. Ma ha fatto anche la corona? Sì. Ma gli dà anche la corona? Sì. Non solo la fascia, ma hai capito che roba? Complimenti, bel colpo. Prego, la premi, la incoroni, la fasci. Aiutala. Magnifico. E questa è una coroncina, che però non è male neanche questa. Benissimo, benissimo, benissimo. Grazie, lei è molto gentile. Grazie, signor segretario. Attento a non rompersi i pantaloni, che potrebbe essere un guaio poi. Questa che cos'è? Questa non è sua, vabbè, la tengo io in qualche modo, a qualcuno la daremo. Complimenti, grazie a Teodolinda Quintieri e a tutto quello che ha fatto per queste ragazze, per rendere sempre più belle. Suppongo che lei sia qui a nome di Miss Moda Area. Grazie. Anche lei coroncina e... Noemi Doplé, almeno già questo la porta a casa. A nome del Belgio, applausi, grazie tantissimo. Miss Robin Anna Brajkowska dalla Macedonia, numero 36. Eccola qua. Brava, complimenti. Chi viene per Robin? Ecco la signora, che anche lei ha un gran vestito, complimenti, ipnotico, se uno la guarda fisso così poi resta tutto così tutta la sera. Brava la nostra giurata, molto gentile, grazie.
Adesso qui c'è un nome che è caro anche a chi si occupa di sport, la mia squadra degli anni passati, abbiamo avuto buoni rapporti per ovvie ragioni, Miss Legea Alice Farina, numero 31 dalla Liguria. Complimenti, Miss Legea. Chi viene per Legea? Se non viene nessuno lo metto io. Signor segretario, se non le dispiace, lei è talmente elegante che approfittiamo. Un segretario così elegante non l'ho mai avuto, per cui... Grazie, signor segretario. È lì, la numero 31. Ah beh, il segretario non è abituato a mettere le fasce, uno che non mette le mutande non mette neanche le fasce. Non ha... Appunto. Resti pure qua con noi, a meno che non debba raccogliere i dati dopo. Miss Aghemare Agata Bongiovanni, numero 24 dalla Sicilia. Allargatevi ragazze un pochino perché la situazione si fa... Pronti? Ma mettiti qua in mezzo, mi metto io qua. Chi viene per Aghemare? Una bellissima altra ragazza. Grazie dell'aiuto. Lei è la signora Aghemare? Lo so, per quindi però, vabbè, fa anche Aghemare, va benissimo. Resti qui accanto perché ci fa piacere vederla. A bellezza aggiungiamo bellezza. Miss Chicca! Abbiamo gioielli quindi. Puria Petusci, 40, Albania. Signor segretario, forse è il caso che cominciate a raccogliere i voti per... Eccolo qua. Allora, per premiare Puria Petusci, numero 40, Albania, arriva a nome di Miss Chicca, che ha prodotto altri gioielli che hanno a che fare con questa nostra, con questo nostro concorso, anche un altro che non sa mettere le fasce, che l'ha messa al contrario. Bisognerebbe fare un corso per uomini premiatori di... è messa al contrario, ma come, perfetta, basta girare la ragazza. Va bene, grazie. È un momento drammatico come quando si mettono le medaglie ai militari. Grazie, complimenti. Abbiamo dei colleghi della televisione, premiano Charlotte Odoghe del numero 29 della Liguria, i colleghi di Miss GT Channel. Mentre decidete che un'altra volta, adesso però mi raccomando, messa nel verso giusto, io non posso girare Charlotte al contrario. Charlotte, ma Liguria pure lei c'ha un nome strano. No, è francese. Francese, e però vive in Liguria. Sì. Di dov'è esattamente? Dov'è nata? Abito a Monaco. A Monaco, Principò de Monaco? Ok, che è Liguria? Principò de Monaco, che è Liguria qua? Voi vi allargate un po' troppo, voi che fate le cose sulla Liguria. Scrivete Monaco, dov'è? Stanno qua, eccoli là. Va bene, irridentisti. E adesso tocca a Nando Moscariello, che saprà mettere da par suo la fascia, non fa altro in vita sua. Miss New Academy, il numero 17 dal Kosovo, Fajet Akshas. Dov'è? C'è Moscariello, ma non c'è la vincitrice. Ragazze, un po' in là. Grazie. Vai, Nando. Fai vedere come si mette una fascia. Magnifico, lo sapevo io. Non sbaglia un colpo. Grazie, Nando. Preparatevi per l'ultima votazione. E adesso, come si dice, ultima, ma non meno importante, anzi... Sapete che in genere le cose molto importanti sono tutte importanti, ma o sono le prime o sono le ultime. E questa è Miss Europa Fashion Week Campania, numero 26, Alessia Maida. Eccolo qua, il premiatore. Grazie. Arriverà la 26, eccola qua che arriva. Vediamo come se la cava. Questo sembra una specie di viatico per diventare una modella, visto che parliamo di Europa Fashion Week.
Bene, grazie. Un applauso alle vincitrici delle fasce. E mentre voi ve le godete, io vado a vedere se abbiamo i nomi delle due super finaliste. Ancora no, dobbiamo fare sfilare le cinque. Allora, più che sfilare le cinque, tutte quelle che non sono le finaliste se ne vanno cortesemente. Restano sul palco solo le cinque che sono state promosse poco fa. Con un applauso vi accompagniamo in tutta la vostra bellissima numerosità. Thank you. Dov'è? Io ricordo che ho bisogno qui di avere, me l'ero segnate prima, Noemi Duplé del Belgio, resti qua, reste ici, Noemi Duplé del Belgio, resta qui Federica Frioli delle Marche, Nicoletta Anaciar del Piemonte, mi ascoltate, non andate via tutte. Oh, pronto, dove andate? Ma certo che sono veramente indisciplinate, eh. Guardate che faccio vincere Noemi per a tavolino, quindi, cioè è rimasta da sola, vince per forza. Dove sono le altre? Federica Frioli! Federica Frioli? Niente. Vediamo, riproviamo. Alessia Maida? Niente. Lindita Idrizi? Niente. 5 secondi e vince a tavolino Noemi Duplé, numero 4 dal Belgio. Oh, eccola, si sono messe paura. Venga, venga, non sfili, non sculetti, venga direttamente qua. Non che non mi piaccia, però cerchiamo di colmare. Venite, venite, non fate tutta sta scena, andate, vi abbiamo già viste. Cinque lì davanti, camminate normali, anche voi siete normali. Camminate normali, me ne manca una. Me ne manca una. Numero 26, sì. Alessia Maida, vai tranquilla Alessia, vai tranquilla. Oh, allora, che fatica. Le premiazioni sono... Nessuno ha imparato nel mondo a fare una premiazione semplice. Non c'è modo, non ho mai vista una semplice. Anzi, sta andando ancora bene questa. Allora, fatemi controllare. Numero 4, Noemi Duplé del Belgio. Numero 2 dalle Marche, Federica Frioli. Numero 6 dal Piemonte, Nicoletta Anaciar. Numero 26 Campania, Alessia Maida. Numero 41 Albania, Lindita Idrizi. Ci siamo, signor segretario, è tutto corretto? Allora, adesso nessuno scherzo, nessun gioco, è un momento importante, è un momento fondamentale per la loro vita futura, forse, almeno dal punto di vista professionale, è sicuramente un momento importante. No, ormai mi permetto di dire che non deve toglierla, tanto sappiamo che quella è una coroncina e una fascia che appartiene a un altro tipo di selezione. Io gliela lascerei, se siete d'accordo, gliela lasciamo? Se l'è comunque meritata. Magari se ne aggiunge un'altra, facciamo un castello di corone nel caso dovesse vincere. Allora, un momento importante, dicevo, spero per la carriera, sicuramente un momento importante di soddisfazione da ricordare per la loro giovane vita. Mentre voi continuate a votare, vi prego di essere rapidi, io volevo chiedere l'età. Non si chiede l'età alle signore, ma queste sono ragazzine, quindi io lo posso fare. Qual è la tua età? How old are you? 18 anni, la nostra numero 41. Alessia, ma te lo chiedo in italiano, dove sta Alessia? Alessia, quanti anni hai? 17. 18. 18. 19. 17. Siamo abbastanza allineati, devo dire che proprio siamo... C'è un signore che ha scritto le fanciulle in fiore, diciamo che le abbiamo proprio qua, in carne e ossa. Jean-Fille en fleur. Vous savez? Vous êtes. Vous êtes Jean-Fille en fleur. Allora, ci siamo? No, ancora no. Allora, lei è emozionato dovendo adesso poi proclamare la vincitrice? Beh, più che emozionato, voglio ringraziare la giuria per aver fatto un ottimo lavoro, perché davvero i tagli sono stati fatti perfettamente, e quindi ringrazio anche Valeria Marini, soprattutto il presidente della giuria e tutto il pubblico, e spero che la Miss Europe Continental 2015 sia degna di questo ruolo. Grazie. Io sono sicuro di sì.
come avete visto, si fida del vostro lavoro anche prima che sia concluso, diciamo, per l'ottima gestione fatta fino adesso. Ci sono due libri anche qui che volete dare, non so a chi, diamoli adesso o mai più, perché poi dopo ci sarà gran festa per chi ha vinto. Sempre un omaggio, sempre a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione. È un libro che diamo ad Alberto Cerqua per la sua presenza, e sono un libro bellissimo, si chiama Paesaggi in cartolina, sono delle cartoline storiche sempre della città di Pestum. Magari per convincerla a rifare il concorso qui l'anno prossimo. Grazie, complimenti, questo a chi lo diamo? A me, perfetto, io con i libri ci campo, li leggo, li scrivo, li studio. Grazie signor sindaco, questo lo lascio un attimo qua, poi me lo verrò a prendere. Io faccio un giro dietro perché voglio vedere se abbiamo avuto il responso. Grazie caro, sapessi che c'ho una fame, penso pure. Non so se voi avete mangiato? No. No, resistete, manca poco, poi le portiamo tutte a cena le 80 ragazze. Chi vuol venire, venga. Allora, qui coi brillantini, io mi devo mettere un attimo. Tu sei troppo brava coi brillantini, qua tra tutti questi premi, aiutami ad aprire. Tanto tu sai già qual è la situazione, però, perché l'hai... Più o meno, dai. L'hai appena segnalata. Dovremmo andare appoggia al centro qui. Scena. No. A centro scena? Cioè, ci andiamo adesso. Appena. Allora. Signor segreto. Mamma mia. Qui c'è un problema che abbiamo escluso dei paesi, finalmente abbiamo stretto. Avevamo detto che abbiamo il centro nord Europa con il Belgio, poi avevamo l'Italia, poi avevamo i Balcani. Possiamo dire che siamo rimasti tra Balcani e Italia. Allora, le ultime due promosse sono Lindita Idrizi, 41, Albania, e Nicoletta Anaciar, numero 6, dal Piemonte. Allora, un applauso. E adesso vieni con me, Valeria. Io vorrei chiedere alle ragazze che non sono state promosse di lasciare il palco alle due finaliste, perché siamo veramente vicini alla scelta finale. Vieni, adesso dobbiamo votare di nuovo. Sì. Vengo lì. Hai ragione. Se vota lì, e poi vieni. Voto. Vota e poi vieni. Va bene? Sì. Io me le porto al centro palco. Ragazzi, tanto avete già avuto un'idea abbastanza chiara. Io vi ricordo che basta scrivere o 6 o 41 e siamo a cavallo della nostra situazione. Allora, cominciamo ad avviarci con le ragazze a centropalco, mettetemi una musica adeguata, guardate le altre ragazze come occhieggiano da dietro, venite con me. Venez avec moi? Ah no, tu sei, non sei francese, sei. Resta lì, fagliela odorare ma non gliela far toccare, grazie. Allora, abbiamo la corona che è caduta dalla testa, ma era previsto, della Miss Europe Continental 2014, e che è pronta sul cuscino per essere messa sulla testa della numero 6 o della numero 41. Io volevo invitare Alberto Cerqua a raggiungerci, perché sarà lui insieme con Valeria Marini, dopo aver espresso il voto e dopo avermi portato un fogliettino con scritto il nome della vincitrice per la proclamazione. State per assistere alla proclamazione di Miss Europe Continental 2015, dopo una splendida serata di spettacolo, una splendida serata di moda, una splendida serata di arte, cultura, storia e bellezza, e stiamo per augurare un bellissimo futuro a queste ragazze giovanissime. Avete sentito, sono tutte sotto i 20 anni. Un bellissimo futuro personale, una bellissima soddisfazione e speriamo anche una bellissima carriera. Valeria, puoi anche, noi ci fidiamo talmente di te che puoi anche venire te con la busta e fare te la proclamazione, perché chi meglio di te può augurare il meglio a queste ragazze. Valeria Marini, che è stata fondamentale nel suo ruolo di madrina, di ospite d'onore e di presidente della giuria. Vengo a prenderti, Valeria.
Valeria Marini, signore e signori, grazie ancora tesoro. Io darei una fascia anche a lei. Vieni qui accanto a me, ci mettiamo in mezzo e poi vedremo chi è. Ok. Allora, la numero 06, la numero 41, Albania o Italia? Vince Miss Europe Continental 2015, seguendo la voce unica e inconfondibile di Valeria Marini. Vince la numero 41. Vince l'Albania! Evviva! Queste che incoronano Miss Europe Continental 2015. Grazie a tutti per averci seguito, tutte le ragazze in scena per festeggiare. Venite, 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 forza, venite, venite a festeggiare la vostra amica, come on, brava. Bene, grazie Alberto, spero che sia contento di come è andata la cosa e che la ragazza sia fra quelle che secondo lei, per il suo gusto ma per la sua esperienza, dovevano vincere. Sì, grazie a tutti, veramente, soprattutto a te Alessandro, spero che il prossimo anno stai con noi e auguro un in bocca al lupo a tutte le persone che sono qui a riempire questa platea. Grazie, grazie di vero cuore a tutto il nostro staff, la direzione artistica, Steven Torrisi, il nostro ufficio marketing, Roberto Cinti, ringrazio veramente tutti, grazie, grazie. Valeria Marini, grazie, buonanotte a tutti e viva la nostra nuova Miss. Baci stellari. Con Legea, l'abbigliamento sportivo delle Miss. Action Academy di Nando Moscariello. Cuponinvetrina.it, fa la differenza. Chicca, l'orologio delle Miss. Olli SP, grafica, stampa, allestimenti. Aghemare, i costumi delle Miss. GT Channel 650 del digitale terrestre. Modarea, gli hairstylist delle Miss. Robin, il make up per l'eccellenza. Viva la Vita, associazione per la lotta alla SLA. Teodolinda Quintieri, la stilista dell'abito gioiello e della corona delle Miss.